Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Il video di oggi è uno di quelli a cui tengo particolarmente perché, come saprete, io sono laureata in lettere, sto frequentando la magistrale e di conseguenza la letteratura è un argomento che non soltanto mi interessa, ma è stato ovviamente anche oggetto di studio per me. Oltre alla letteratura, mi interessa anche tanto come la letteratura viene percepita ed in particolar modo come viene percepita dai giovani e io ho 25 anni, quindi quando parlo di giovani intendo principalmente delle persone che vanno a scuola, quindi che fanno le scuole medie, che fanno il liceo, o che magari passato il liceo pensano: ah, finalmente non devo più studiare letteratura. Questo perché dopo 3 anni di onoratissima carriera, prima su Instagram e adesso su YouTube, mi sono resa conto che la letteratura è profondamente fraintesa. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti quanti i miei link ai social, anche il link alla mia affiliazione Amazon, dove se comprate da là io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram e il canale. A questo punto, senza cincischiare oltre, cominciamo. Il motivo principale per cui sto girando questo video è, in sostanza, per far capire che la letteratura non è una chimera. Quando si parla di letteratura, generalmente si è tentati a pensare che la letteratura è pallosa, ma pallosa lo posso dire su YouTube. Oppure si è portati a pensare che la letteratura sia un qualcosa di pesante, lento, poco interessante, scritto in modo da conciliare il sonno. La verità è che anche la letteratura, come tutti i libri a questo mondo, in realtà questione di gusti. Oggi non verrò quindi qua a dirvi che dovete apprezzare tutta la letteratura da Dante a Montale per passare da Ariosto, Baricco, Stefano Benni, Machiavelli, Parini, Alfieri e praticamente tutta quella enormità che è la letteratura italiana. E non potrete mai apprezzarla tutta proprio perché la letteratura italiana, come tutta la letteratura, è enorme. Dire di apprezzare tutta la letteratura è come dire che vi piacciono tutti i fantasy pubblicati dagli albori dei tempi fino ad adesso. Semplicemente è questione di gusti. Di conseguenza, ci tengo a far capire che no, la letteratura non è una chimera, non è tutta noiosa. È il motivo per la maggior parte delle volte per cui si ritiene che la letteratura sia noiosa. E perché la si studia a scuola? Però pensateci, probabilmente anche se studiaste J.K. Rowling a scuola o Tolkien o qualsiasi altro autore e studiaste così a fondo il suo pensiero, probabilmente sareste portati a pensare che vi annoiereste. Molto spesso, infatti, l'approccio che hanno gli studenti, anche a causa dei professori, nei confronti della letteratura è un approccio sbagliato. Certo, è ovvio che al liceo, così come alle scuole medie, si è tra virgolette costretti a studiare perché è importante il voto e sono importanti i compiti in classe e è importante la fine dell'anno. È totalmente comprensibile. Però, nonostante comunque studiate a scuola questi libri o anche all'università, non vuol dire semplicemente che siano brutti. E io sono qui oggi per dimostrarvelo, o quantomeno per tentare di farlo. Il motivo principale è che la maggior parte delle opere che ad oggi sono entrate nella letteratura canonica non sono in realtà nate per entrare nella letteratura canonica. Anzi, per la maggior parte delle volte, quelle opere sono nate proprio per intrattenere, esattamente come ad oggi opere come l'opera di fantasy, opere di contemporary o altri milioni di opere sono nate per essere lette e apprezzate. Sicuramente ci sono richiami politici, ci sono richiami sociali e economici anche in alcuni casi nelle opere di letteratura. E sicuramente se queste opere sono diventate così importanti, un motivo c'è. E generalmente il motivo è il messaggio che trasmettono, ma non vuol dire che soltanto perché trasmettono un messaggio importante siano noiose. Generalmente, se avete letto un autore di letteratura, se avete letto più autori di letteratura, non lasciatevi fermare dall'analisi che avete fatto a scuola. O meglio, non lasciatevi fermare dai pochi estratti delle opere che avete letto nel corso degli anni a scuola o all'università. Questo perché, esattamente come ogni libro all'interno della libreria, ha il suo tempo, ha il suo autore e ha il suo modo di legarsi a un lettore. In particolare, è ovvio che non tutti gli autori di letteratura possono piacervi. Se non vi piace la poesia perché non la comprendete o perché ritenete essere troppo ostica nel modo in cui comunica qualcosa, è ovvio che la poesia non vi piacerà.
anche se comunque potreste fare dei tentativi e potreste finire per apprezzarla. Così come, se generalmente non vi piace leggere opere teatrali perché vi piace avere un minimo di descrizione intorno i dialoghi, è ovvio che opere come ad esempio Shakespeare, che sia anche Pirandello o anche Machiavelli e qualsiasi altro autore che ha scritto opere teatrali, non potrà essere il vostro autore del cuore. Nonostante questo, sono sicura che con un po' di impegno ognuno di noi può cercare, può trovare un autore di letteratura classica, italiana, inglese, americana che sia, che comunque apprezza e può anche arrivare a leggere con passione. Altra cosa super importante è, me ne sono accorta da sola già tempo fa, ma in particolare questo mese per me è stato ancora di più una conferma, è il fatto che se vi piace generalmente un autore non vuol dire che tutte le opere di quell'autore vi piaceranno. Ad esempio, io posso amare Harry Potter, ma Il seggio vacante della Rowling non l'ho sopportato e addirittura non l'ho mai finito. La stessa identica cosa accade per gli autori di letteratura e a me è successo ad esempio con Calvino. Calvino è uno dei miei autori preferiti di letteratura italiana, però la sua opera principale, forse l'opera più conosciuta al mondo di Calvino, vale a dire Se una notte d'inverno un viaggiatore, a me non è piaciuto. Quindi, dato che gli autori di letteratura generalmente hanno attraversato nel corso degli anni varie fasi, in cui hanno tra l'altro anche sperimentato molto, soprattutto nel caso di autori del Novecento, è importante non soltanto cercare l'autore giusto e lo stile di scrittura che vi piace, ma anche il libro giusto. Quindi, la sostanza della mia affermazione è: se avete letto un libro di un autore pensando che potesse piacervi e in realtà poi non vi è piaciuto, magari potreste tentare un altro libro dello stesso autore, perché ci sono buone possibilità che, appartenendo a periodi in cui la mentalità o comunque lo stile dell'autore è cambiato, potrebbe piacervi. In ogni caso, sì, ci sono generalmente degli autori, così come delle opere, che sono più apprezzate rispetto alle altre. Quindi in questo video non vi dirò assolutamente di apprezzare la Divina Commedia, per quanto io adori l'Inferno, e tantomeno verrò a dirvi di leggere tutte le opere di Foscolo e di Leopardi, per quanto a me possano piacere. Però ci terrei comunque a darvi dei consigli nel caso in cui vogliate approcciarvi a leggere opere di letteratura. Prima di passare ai titoli, ho soltanto uno e un solo consiglio. Vale a dire, nel momento in cui si va a leggere un autore di letteratura, quello che io farei, che poi è quello che faccio quando leggo per mio piacere personale opere di letteratura, è non pensare a quello che ho imparato di quel determinato autore. In sostanza, cerco di godermi il romanzo esattamente come farei con un fantasy oppure con uno young adult. Di conseguenza, non penso alla vita dell'autore, non penso a quello che l'autore ha dovuto sopportare magari dal punto di vista politico o dal punto di vista socio-economico. Semplicemente mi godo la sua storia. Poi, se dentro la storia trovo comunque un messaggio che mi fa ripensare alla vita dell'autore o alla poetica di quel determinato autore, ben venga. Ma per il resto vado semplicemente a leggere a mente libera. E a questo punto passiamo alla carrellata di titoli. Non mi soffermo sulle trame perché ovviamente sono titoli che praticamente conoscono tutti, però ci tenevo quantomeno a nominarveli. In particolar modo, il primo che vi nomino, dato che è il mio autore preferito in assoluto di letteratura, è Luigi Pirandello con il suo Uno Nessuno 100.000. Questo qua è un romanzo. Secondo me lo stile di Pirandello è uno stile molto lineare, molto semplice, nonostante nasconda comunque delle riflessioni molto attuali. Di conseguenza non penso che ci siano molti problemi a leggere, ad esempio, questo romanzo. Poi, nel caso in cui vogliate leggere un'opera teatrale di Pirandello, io ne avrei a frotte da consigliarvi, fra cui ad esempio l'Enrico IV, il Berretto a Sonagli e Così esse vi pare, che probabilmente è la mia commedia preferita. E dopo Pirandello, dato che comunque ve l'ho nominato prima, voglio parlare di Calvino ed in particolar modo del Visconte Dimezzato. Nel caso in cui vogliate leggerlo, sappiate che il Visconte Dimezzato è la prima parte di una serie chiamata I nostri antenati, in cui ogni romanzo sono tre, il Visconte Dimezzato, il Barone Rampante e il Cavaliere Inesistente, in cui questi tre romanzi sono autoconclusivi l'uno con l'altro. Arriviamo a Sciascia con il suo Todomodo. È un giallo che mi ha richiamato un po' la Christie, anche se ha un finale totalmente inaspettato e che probabilmente farà un po' fumare il cervello dei lettori. In ogni caso, a me è piaciuto e io non sono una di quelle persone a cui piacciono i gialli. Tra l'altro, anche lo stile di Sciascia, sebbene si percepisca che è uno stile novecentesco, secondo me è molto comprensibile. Piccola opera di letteratura inglese, così la butto là, Il canto di Natale di Dickens, perché è una delle mie opere preferite e perché
io adoro il Natale. Rimaniamo in tema di letteratura inglese e parliamo di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Lo so, praticamente tutti quanti amano la storia di Romeo e Giulietta, però in quanti l'hanno letta? Piccolo excursus a questo punto sul classico latino. Ci tengo a nominare la favola di Amore e Psiche tratta dalle Metamorfosi di Apuleio. È una favola per eccellenza, è leggerissima e comprensibilissima, è stato fatto un lavoro di traduzione magnifico, quindi nel caso in cui la vogliate leggere, ve la butto là. Passiamo a un'opera cinquecentesca ed in particolar modo un'opera teatrale, perché generalmente io adoro le opere teatrali di letteratura italiana e sto parlando della Mandragola di Machiavelli. Lo so, Machiavelli è conosciuto da tutti per Il Principe, la Mandragola è una commedia umoristica, quindi sapete che è differente rispetto al Principe. Tra l'altro tratta di intrighi, di adulterio e di prese in giro abbastanza divertenti, quindi comunque io ve la consiglio. Arriviamo al classico greco, dato che ho nominato il classico latino, e voglio focalizzarmi su due tragedie. Sono una grande fan delle tragedie greche, in generale della mitologia greca. Queste tragedie sono famosissime ed in particolar modo la prima è l'Edipo re di Sofocle. Edipo lo conoscono tutti grazie a Freud e al suo complesso, però comunque la tragedia merita tantissimo. E se ho nominato l'Edipo re, quindi di Sofocle, mi resta da nominare anche Euripide. Non nominerò Eschilo perché le sue tragedie non mi piacciono quanto quelle di Euripide e di Sofocle. In ogni caso, per quanto riguarda Euripide, io consiglio in particolar modo la Medea. Anche qua la storia di Medea la conoscono tutti, però secondo me Euripide ha tratto proprio le parti centrali e focali della storia di Medea. Stessa cosa vale per l'Alcesti, una delle tragedie più belle secondo me, perché tratta di una storia d'amore e di fedeltà. E sì, tratta anche un po' della forza delle donne e della forza dell'amore, e quindi io la adoro. Quindi i miei consigli per un primo approccio alla letteratura possono finire qua. Non ho parlato di poesia, nonostante vi ho detto che comunque i miei poeti preferiti sono Foscolo, Leopardi e anche Dante. Però fatemi sapere nel caso in cui vogliate altri video di questo genere, magari in cui approfondisco magari varie opere. Ho nominato per lo più opere italiane, un paio inglesi e classiche, ma mi piacerebbe fare magari un'altra puntata di questo genere, quindi casomai fatemi sapere se può interessarvi la cosa. Ovviamente, dato che è la mia passione, il mio oggetto di studio, io sarei felicissima di poterlo fare. A questo punto non vi annoio oltre, spero che il video non sia venuto lunghissimo, spero di avervi fatto capire che la letteratura non è una chimera, si tratta semplicemente di libri. Sono libri esattamente come i libri che leggiamo ogni giorno, non hanno niente di diverso, sono nati con lo stesso scopo, semplicemente sono stati scritti in epoche un po' diverse da quelle che noi stiamo vivendo adesso, quindi il linguaggio è un po' diverso, ma questo non vuol dire che siano incomprensibili. Detto questo, e con le campane in sottofondo, io vi saluto. Fatemi sapere, mi raccomando, se vi piace questa tipologia di video e nel caso in cui abbiate letto degli autori di letteratura quali, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!